chiamato signora baronessa? Sì, Federico, volevo sapere, pronta la cena? Sì, signora baronessa. Il solito baccalà lesso? No, signora baronessa. No. Il barone sta molto meglio con lo stomaco e ha ordinato timballi di maccheroni, polpetto con insalata verde, budino di cioccolata e macedoni di frutta, signora baronessa. Mi fa molto piacere. Comunque, Federico, voi sapete che io di sera preferisco star leggera. Vorrà dire che mi farete servire in camera un po' di latte, biscotti, burro e marmellata. Va bene, signora baronessa. Ah, signora baronessa? Sì? Ho parlato con mia sorella per quanto riguarda il cane. La cosa è possibile. Benissimo. E dite, quanti mesi ha il cucciolo? Ma non è un cucciolo, ha 7-8 anni. Così grande? Ma è bello, signora baronessa. E che razza è? È un incrocio, signora baronessa. Un bastardo, dunque? È proprio un bastardo. Cioè, ha tutte le caratteristiche di un cane aristocratico, ma non è puro. E voi dite che vostra sorella me lo cederete? No, più che volentieri, signora baronessa, tant'è vero che mia sorella ha i bambini piccoli, la casa un po' sacrificata e il cane le dà fastidio. E va bene, vuol dire che andrò a domandare a mio marito e vi farò sapere. Va bene. Federico. Sì, signora baronessa? Grazie. Prego. Vieni, che mo mangiamo. Oh, papà, papà, che bella passeggiata, papà. Come sono andato bene, papà. Ma resta. Come sono andato bene? Federico! Allora, quando può fare da corsa? Da questa parte? Ma dove vai, Gaetano? Dove vai? Vieni a sederti a tavola. Come sono andato bene? Come mi è piaciuta la passeggiata, papà, papà? Mi è piaciuta? Da questa parte, papà. Da questa parte, avanti. Fatelo sedere. Sì? Vedete che non sta stretto in terra. Rientrava la seggiola. Ecco, bravo. Ah, papà, papà, papà. Vieni, fame, vieni, fame. Sì, 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 hai tanta fame, papà. E poi ti faccio mangiare. Sì, Giuseppe. Bellissimo. Senti, senti, che profumino, Che profumino, papà! L'hai scritto voi, l'hai scritto! Ah, c'è lì! Stai inguaiato, figlio mio! Come? Da retta! Avanti, avanti, sei pronto? Sei pronto? Ah, sì, papà, papà! Ma non per mangiare! Non si mangia se prima non si fa la preghierina! La che? La preghierina! Ah, sì, ma, sì! Avanti, alzati! Alzati, fatti segno della croce, ringraziamo il Signore che ci ha voluto concedere anche oggi questo pasto. Questo è pasto, babbo, babbo. No, signora, qua questo è pasto. Ci sta il secondo, il dolce, la frutta, non ti preoccupare. Ah, sì, sì, pure il secondo. Allora, ringraziamo il Signore, babbo, babbo, perché ci ha portato questo pasto. E ci ha portato pure il secondo. Vabbè, e ci ha portato pure la frutta. E basta così, basta. Ah, basta così. E sette, facci pazienza, figlio mio. Ma proprio tu mi dovevi capitare. Ah, papà, papà, sì, volevo fare pure io una preghierina. Anche tu la preghierina? Ah, come si comincia? Sì. Grazie, Signore, che ci hai dato tutto questo pasto, perché così noi ci mettiamo in forza e le cosce non ci reggono più se non mangiamo. Ma siccome abbiamo mangiato, noi le cosce non ci reggono. E via da! All'inizio è piatto, ti passa, tracci pazienza. Va bene, non la preghi. Ti fa freddo, si fa una schifezza, si fa. Schifezza. Avanti. Ma schifezza, babbo, babbo. E se il signore si capisce? Ma babbo, babbo, volevo dire un'altra cosa. Ma se io non ti assentai, capite che ti assentai? Oh, siedi. Madonna mia, che stiamo facendo pazza a me? E non puoi fare un qua che se ne è sceso. Ma perché gridate, babbo, babbo? Io ci sento bene. Capite? Sono chi a Luca e lui ci sente bene. Dammaretta, avanti. Ma voi vedete un po' che me era capita a me, guardate. Posso? Sì, Giuseppe. Piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Oh, ma cosa c'è in questo timballo? Maccheroni, signor barone. Maccheroni, ma a me mi pare non lasci le scarpe, Federico. Impossibile, signor barone. Ma com'è impossibile? Scusa, ma chi se non lasci le scarpe? Ha ragione, signor barone.
Chiamo subito il cuoco. Ma guardate una volta, che sta comandando il cielo a me, guardate. E chi poteva capitare se non a me? Comandante, signor barone. Gaetano. Sì. Mi spiegherete cosa significa la presenza di stolacci e scarpe nel mio timballo? Ma ti ho detto che quel piatto doveva essere servito a sinistra, perché l'hai servito a destra? Eccellenza, ma uno può mai ricordarsi qual è il piatto che deve andare a destra e quello che deve andare a sinistra? Si deve ricordare, si deve ricordare, capito? Gaetano, la prossima volta! Oh, Federico, Federico, Gaetano, starai più attento la prossima volta, eh? A barone tuo, avanti, Giuseppe. Sì. Abbi pazienza. Portaci le polpette. Sì, signore. Sì. Ma voi guardate una volta. Quando sono stato pochietti via la mano. Mi raccomando adesso. E pur petto che i bandierini mi hanno servito a sinistra, quella senza bandierini a destra. Ma voi andate a ricordare sempre. Signor Barone? Sì. Ci sono di là due vecchi, dicono che sono i pescatori di Pozzuoli, i Manfredo. Oh, già sono venuti? Sì. Così presto. Stanno nel secondo salotto, li faccio aspettare. Ma che fai aspettare? Abbi pazienza. Vado a ricevere immediatamente. Abbi pazienza. Ah, Pregherino! Ah, Pregherino! Sei entrato! Allora, Federico! Sì. Pensateci voi, non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Oh, beh! Di qua, no. Come che i bandierini mi hanno chiesto, senza bandierino al barone. Il bandierino a capo. E bandierina cazzo! Bravo, bravo. Puoi andare, puoi andare, ma. Si agghiottono qualche chiuso e vanno lì dentro, puppetta. Bravo, bravo Gaetano, bravo. Sto qua, sì, sto qua. Sì, sto sì. Qua. No, dove sto qua? Sto qua, sì, vedete, sì, sto qua. Deve essere proprio così, eh? Sì, sì. Gaetano, Gaetano. Sto qua, sto qua. Scusate, ma voi ci credete ai monaciuri? Come no, quello a volte ci sono. Sì, 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 sì. E ce ne deve essere proprio uno qua, in questa casa. Io non ho detto ancora niente a Babbo Barone, ma qua ci deve stare un monacillo, perché guardate, Gaetano, Gaetano! Sto qua! Ma vediate, sto qua! Questa notte, nel mio letto, tra le mie lenzuola, ho trovato niente di meno che polvere di carbone e carbonella! Bravo! Bravo Gaetano! Sì, sì, bravo. Bravo. Quella che a Napoli il popolino chiama la cernitura. La cernitura. Gaetano! Gaetano, senti una cosa! Vada terno! Sto qua! Vado! Allora guardate! Ma mi ha pigliato poco un mo' Sto qua! Gaetano, ma perché vi spostate sempre? Io non mi sono mossa quando sono trasunto! Comunque... E manco mi ha pigliato, guardate, sto qua! Manca una fotografia, sto qua! Comunque... Ce ne deve essere per forza uno, perché quando mi sono alzato dal letto ho fatto per prendere le scarpe e le ho trovate tutte e due azzeccate sul pavimento! E chi lo sapete che voi a Monaciello ci siete antipatico? Come? A Monaciello ci siete antipatico! Ma mangia la polpetta! Fai schifo! È buono, sì? Sì, sì. Deve essere proprio così. Ma quando viene Babbo Barone, ci dico tutto cosa e ce ne andiamo da dentro a questa villa. Oh, Babbo Barone non se ne va da questa villa. Casomai te ne vai tu, hai capito no, dalla villa. Se ne va Babbo Barone, te ne vai tu la villa, hai capito no? Babbo Barone non se ne va, hai capito no? Te ne sei andato, e Gaetano? Ciao, Gaetano! Guzzolo, io ti compagno. Guzzolo, vai.
Babbo Barone. Venite avanti, venite avanti. Sicché voi non siete in grado di riconoscerlo. No, come fai a conoscere? Lo figlio di una ballerina buon'anima, quando sono diventata in dalla casa, teneva manco 4 anni, va? Ho capito. Ma non vi sembra che quel giovine che sta lì a tavolo seduto possa avere qualcosa in comune con quel ragazzino, con quel che voi avete allattato? Ma chi? Lui, noi, là, sta mangiando, sta a tavolo. Ah, Gli è da Hans Novik. No, eccellenza, come ti ho spiegato, sono passato tant'anni, ma se mi ricordo, la creatura teneva le capille quasi rosse. Rosse. Non ho capito, che significa rosse? Rosse. Tutto il colore della carota, ma... Rossi! Rossi! Ho capito! Sì! Ho capito! Ho capito! State zitto! Ma eccellenza, come si dice, alle creature le capille certi voti fa lo scherzo che può cagnare lo colore. Anche questo è vero. Ma quello che mi ricordo è che la creatura teneva in coppa la parte ad uno sassetto parlando con Ticenza, una voglia di coto. Di coti? Del chilo di pesce che mi avete portato. Sono murene fresche, eccellenza. Ho capito. Eccovi 100 lire per il fastidio. Grazie, eccellenza. Puzzata che impacientanna. Andate. Aspettate. Che? Ma si discuta da scigna cosa. È meglio che ve l'ha portata. Quello è mio fratello. Sì, meglio lui. No, figlio mio, non andiamo bene così. Tu mangi troppo. Bisogna alzarsi da tavolo con ancora un poco di appetito. Aspetta. Oh, madonna mia. È come che non ci avevo fatto caso prima. Tu c'hai un neo qui sulla guancia. Ed è bello grosso. Oh, ma dimmi, Gaetano, le tenisse coccolunate o coccata cose da qualche altra parte? No, babbo barone. Uno solo, qua, sulla faccia. Ah, solo questo, ti? Solo questo. E vai, sosti davanti. Vatti a fare 4 passi nel parco. Come si dice? Post prandium, aut stabis, aut lento pede deambulis. Dopo pranzo? Io non vedo, babbo, dopo pranzo. Perché? No, non vedo, non volevo dire questo, ho detto lento pede. Lento pede, cioè devi camminare. Perché si digerisce più con le gambe che con lo stomaco. Avanti. Digerisco con le gambe? Ehi. Sì. E vai, vatti a fare 2 passi nel parco. Sì, babbo. Me ne vado a fare 2 passi. Però devo fare prima la preghierina, babbo. Tu ti passa quello sulla mente, che dai, capito? Vai, vatti a fare, lascia stare, la facciamo una. Il segno della croce, babbo. Il segno della croce, vada viva. Il bacio della mano, babbo. Il bacio della mano. Ma io non vedo dopo pranzo, babbo. Io non vedo. Mamma mia, sua, io sono sanguinato proprio. Ma dico proprio a me doveva capitare, proprio a me. Era meglio quell'altro. Ah, Gaetano. Gaetano, poi potete cercare. Giù, signor Barone, che non ce l'ho messo, lascio dei maccheroni nel timbalo, non ce l'ho messo. Mare, non volevo dirti questo. Vedi, Gaetano, io ti ho guardato bene al tavolo, ti ho osservato con attenzione, ti tiene una faccia che non mi piace.
Tu sei fortemente anemico. Eh sì. Tu tieni un ugolone giallognolo nella sclerotica. Ma quando mai? Sta benissimo, signor Barone. Guardate, non mi contraddire, perché io di malattie me ne intendo e tu lo sai bene. Io sto bene, signor Barone. Non stai bene, non stai bene. Sì, Federico, abbi pazienza. Datemi qui la mia piccola farmacia portatile. Va bene, signor Barone. Non mi piace proprio. Tu sei oligoemico. Ma quando mai? Io sono cattolico, religioso, protestante. Ma quanto ma vostro non devo dire? Che capite, Gaetano? Vedi, nelle nostre vene c'è il sangue. E il sangue contiene l'emoglobina. Hai capito? Ma adesso di questa lezione a me che me ne porto? Ti devo dire questo, che me ne porto a me? Ti devo insegnare, perché tu devi sapere. Ma io sono cuoco adesso. Ma questo fa parte della vita. Ma che me ne porto? Queste cose bisogna sapere. Ma non me ne importa a me. Prego, signore. Amico, io ne tosto, sai, tosto. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, lascia fare me, vedrai. Vedrai che ti troverai bene. Signor Barone, vado in cucina perché... Aspetta, aspetta, Gaetano, aspetta, non ti muovere. Ma caccia, aspetta. Non ti muovere, avanti. Muovere. Allora io vado in cucina. Ah, vi si aspetta! Devi aspettare! Non fa perdere tempo. Prima di tutto la salute. Ma io sto bene. Ci penserò io a te, come te l'ho promesso. Io devo vegliare su di te, sulla tua salute, sulla tua integrità fisica e morale. Hai capito? Avanti. Ma voi venite per qua a ci passare. Siamo pronti. Avanti, Caetà, non ti muovere, capito? Ah. Caetà, Caetà, abbassati i pantaloni. Sei tu scemo, mi sei trappato. Non cominciamo, fermati là. Sei trappato. No. Non mi fa correre che non mi fai neanche affanno! Ma ci abbassi i pantaloni, io sto bene, signor Barone! Non ti muovere! Fermi qua! Madonna, che brutta faccia, ma faccia! Fermati! Ma tu ti ricordi a cosa ti dissi? Ma te lo ricordi? Come non me lo ricordo? Io ti terrò qui come cuoco, ma ti vorrò bene come figlio! Va bene! Ma io non stai bene! Io sto bene! Non stai bene, Gaetano, fermati! Ma che ho già fatto? Ma signori, che faccio? Quando vuoi lì mi fa sto giratore! Ma non lo so, quando non ti faccio! Aspetta, ho capito! Userò con te lo stesso sistema che usavo con mio padre, va bene? A che sistema usavo? Se ti lasci fare la siringa, io ti regalo 10 lire. Ma quando 10 lire? Neanche per 1000 lire, signor Barone! Vuoi vedere che per 50 lire te la fai fare? 500 lire me la faccia fare. 500 lire? 500 lire, sì. Hai un coppo pesante? Un coppo pesante, va bene. Dove stanno? Ah, che non c'hai fiducia in me? No, Barone, io non ho fiducia, per l'amor di Dio. Ecco, prima si dice una cosa e poi si cambia. Va bene, non ti preoccupare. Voglio vedere le 500 euro. Le metto sul tavolo. Le metto. Adesso fermati. Sì, no, ti affermiamo un momento. Un momento, signor Barone, non vuoi essere neanche sapete fare un momento? A me lo dici? E come? Ma io non vorrei essere neanche. Come l'hai fatto? Come faccio? Come si fa a essere neanche? Maronna, zappe, facciamo! Zappe, non signore! E che mi combinava da cadere? Maronna, a baionetto! Ah, che mi ha non signore! E come facciamo? A paracaduti, dietro! Un momento, mi fate paura, signor Barone! Mi fa guagliare, maleccino! Non si può, puoi guagliare, poi non si può! Io ho andato con me, non si è guagliato! Guarda Gaetano, che se tu ti muovi quando io ho messo l'ago con le tue carni e tu mi fai passare l'ago, che si spezza l'ago. Non lacrima a me, non si capisce. Allora, ti affetto. Un momento! Ma come vai presto, sa? La vuoi abbassare? Non la vuoi abbassare, sto mandando! Sto abbassando! Signor Barone, mi dovete stare attenti, no. Perché sono sulla nacca da destra qua, vedete? Tengo una voglia di cotena! Tengo una voglia di cotena in coppa a nacca da destra! Sulla pacca destra? Ma la pacca, nacca! Chi c'è, una voglia di cotena? La cotena! Mamma mia, bella! Che adesso c'è? La voglia di cotena! Ma quello va bene lo stesso, la si in coppa alla nacca! Gaetano! Non c'è bisogno. No. No, perché a me questo premeva sapere. Si teneva la nacca. È questo che l'ho saputo. Io posso dirti senza ombra di dubbio. Che... Vieni. Vieni, padre.
mani e braccia! Figlio mio! Figlio mio! Mi raccomando! Figlio non vitti, ma non passi, mi 3 anni che mi ha mandato da mangiare. No, Gaetano, signore, questa volta non succederà questo. No, questa volta no. Non succederà più. E dai, e lo sai perché? Perché? Perché questa volta la prova raggiunta è che la definitiva. Sì, sì, signore. Ah, avete chiamato, eccellenza? Sì, sì, l'ha chiamato, sì, chiamato. Sì. Non ti preoccupare, l'ha chiamato. Avanti, restituisci il tuo grembiule a Federico. Federico, sì? Ridate a Gaetano i suoi vecchi abiti che ha smessi. Ritornerà a essere mio figlio in questa casa. Un momento, papà barone, perché questi prima mi hanno trattato una zozza. Un momento. Che cosa vuoi fare adesso? Una soddisfazione. Un momento. Federico? Sì? Tiè, chi si può capire lui? Federico? Sì? Tiè, che si ha già caito? E portami subito la sciocca da Marruccino! Ho espresso! Questo bisogna licenziarla, questo, non mi antipatico! Ma sta con me da tanto tempo! E finisce di campare! Non devi essere prudente con la servitù, non devi approfittare del tuo ruolo in questa casa, hai capito? Lo so, Bisogna avere anche un po' di considerazione. Le 500 lire sono mie! Che c'entra? Sarebbero state tue se ti avessi fatto la siringa. Ma la siringa non me l'avete dovuto fare voi, ho già dice pacino. Ma uno in questa casa deve stare sempre con le palle degli occhi aperti. Non discutiamo più. Ma 500 lì. Ecco, tieni. Vuol dire che sarà il mio primo regalo da padre, va bene? Grazie, va bene. Grazie. Che soddisfazione. Questo c'è una cosa. Giuseppe. Sì, eccellenza. Gaetano è tornato dalla passeggiata. Sì, signore. È seduto vicino alla fontana e si sta dicendo il rosario. In giardino. Sì, signore. Vado a parlare. Va bene. Gaetano, permettimi. Andato. Io vado a dire. Chissà come la prenderà, mostra tu. Io leggo il libro, può vedere. Un gatto mammone. A te, rammi la mano a sparecchiare sta tavola, no? Hai capito? Stai attento! Ecco servito, signor Baroncino! Tieni mento! Vai, alza! Ma che alzate che la caurata con coppo fuoco a 3 ore! Vada terna, vada terna! Gaeta, vuoi sculagli abbasciano? Baroncino, scusate, ma Maria non era stata avvertita che voi siete diventati una volta figlia! Figlia che? Figlia del barone, signor Baroncino! Ecco. Se permettete, vi farò avvertire anche gli altri! Avvertite tutti quanti! Altrimenti faccio piazza pulita! Carene! Si è diventata una volta Baroncino! Esatto! Ma io vi consiglio a coppia le cuoche in una età! Perché chi lo barone? Se voi spassate le spalle vostre e andate 3 giorni vi fa tornare un'altra volta in da cucina. Io vedo che uno è servito, ma la dignità è sempre la dignità, va rispettata, ma lì. Vito là, può farsi proprio come un signore e poi se ne approfitta pure che se lo vede in cosa andrà. Ma guardate che viene, non mi vanno mettendo niente e c'è bella che si lui. Guardate che viene. Il barone è un uomo di chiesa, da certe cose non le fa. Giuseppe, hai capito? Barone che queste cose non le fa. Non le fa. Sì. Non le fa? Non le fa. E come mi pare che la prima volta che i signori si spassano coppe e spallere dai piogli? In casa amore, so, stai attenta che a te che sto tenendo lei Giuseppe ti caccia dalla casa. Se ne caccia dalla casa. Certamente. Se ne caccia dalla casa. E tu vado subito, se ne caccia.
Subito, ce ne va! Già! Faccio una cacciaccia con l'ordine Robbarone! No, signore! Ci vuole l'ordine mio! Mm. Ah, da te che sto tenendo in piedi! Fuori! Fuori! Ma sta dando mille cento! Vi metto sulle scale di una chiesa! Vi metto sulle scale di una chiesa! State lì a stare attento che vi stai sullo stomaco! Sono baroncino adesso! Sono baroncino che se non lo vanno capire! Adesso la piazza è mia, sono baroncino! Oh! 3 giorni di mano ne devo 30 a cucina! La competenza è competenza, guardate la gomma o falsi! Ma chi ti dà tanta confidenza a te? Chi te la dà? Hai la diligenza! Ti faccio dormire in coppia e scala in chiesa! Ti faccio vedere come fa fritto lì sopra! Anche a Maria! Volevo fulminare con me! Non mi mettevo a fulminare con essa! Cattiva osata! Maria è impetuosa, so! 3 giorni in cucina! Manda 3 giorni a mamma, 3 giorni a casa! Fatto mandare da volta cuoco, la coppa con la età, a già che baroncino, non ha età, ti darà da volta, comprensi con comprensi. Ma tu vuoi vedere che si danno una ragione? Tu vuoi vedere che qua non passano 3 giorni e chi si manda una volta in la cucina a fuoco? Mi ha fatto tutte cose, ma non vado proprio, così la confrace dalla mia. Si argento lì, mi ha picchio. Oh, che se se ne vengono, a finire bene con una macchia accoccata a parte. Pure argito, pure argito, che è tutta argito, è un certo, come gli altri ci hanno abbigliato. Sto qua pure argito, ma non ne ho compagnia. Questo è bello, ecco qua, mo ci scrivo una lettera, ehi, mo facciamo una matita, noi ci saltiamo. Scrivo la lettera, ecco, mo ti sia, sei. Ecco fatto, ehi, come ci ha cominciato? Ca. Se sono presa a casa tata zitto vai da loro caro genitore barono sic non mi ma ricordava terza elementare a così bello sta parola come diceva sic no siccome che in questa che ci disse il professore questa casa cessa e può essere mai una casa con cessa e beh ci sta questa casa c'è sempre cessa il Gaetano